Cari amici, eccomi qua, sono di nuovo in Miraphone. A mia disposizione ho ben una, due, tre, quattro, cinque Elec. Qui abbiamo un'Electra ramata a 5 cilindri, un'Electra argentata. Questa invece ha 6 cilindri, 4 sulla mano destra e 2 sulla mano sinistra. Un'Electra con metallo, diciamo ottone normale, Messing, non Gold Messing, a 5 cilindri, ma con una particolarità che il quinto cilindro equivale al quinto e il sesto insieme. Un'Electra ramata a 6 cilindri, slaccata in questo caso. Comincerò proprio da questa a provarla per farvi capire le differenze tra uno strumento e l'altro, quanto può cambiare lo stesso canneggio e tutto, ma semplicemente la scelta del metallo e la scelta della finitura. Questa era l'Electra ramata a 6 cilindri. Ora, per paragonarla con un'altra tuba a 6 cilindri, diciamo che questa slaccata era come se fosse stato uno strumento nudo e crudo, e qui abbiamo la sua versione vestita con una Electra argentata. Ovviamente l'argento dona un colore di suono differente allo strumento, più brillante, ma allo stesso tempo appesantisce. Quello che mi ha portato ad avere la combinazione della mia tuba, che vedete è completamente nera, ma in realtà è nera per quel motivo, perché quando me l'hanno fatta, sono venuto su a provarla e dovevo decidere quale tipo di finitura fare: argentata, laccata, slaccata. Ero nel dubbio, non capivo, le ho provate tutte, ma non riuscivo mai a convincermi. E alla fine il mio strumento slaccato mi convinceva di più. Ma come tutti gli strumenti slaccati, poi dopo ti fa il verde rame, cioè avevo tutte le mani verdi. Allora a quel punto ho detto, ma perché no? A quel punto l'ho fatta brunita. La brunitura è un processo di ossidazione chimico che porta l'ottone ad avere la sua massima ossidazione, diventa nero. Poi dopo gli viene dato sopra una cera che lo mantiene lucido e lo preserva nel tempo, questa ossidazione. E a quel punto è nata questa idea di avere uno strumento nero, in maniera che fosse nudo e crudo, diciamo, il metallo potesse vibrare senza nessun tipo di ostruzione, e a quel punto non mi piaceva nemmeno l'idea di avere uno strumento completamente nero, e allora le rifiniture in oro mi sembravano una cosa più bella e interessante. Thank you.
sempre della stessa famiglia. Abbiamo qui una Electra ramata, però a differenza della mia che è a 6 cilindri, questa ne ha 5 ed è ramata con un quinto cilindro. Il quinto cilindro, 5 cilindri solitamente aiuta nell'emissione, ad avere un'emissione un po' più fluida. Cioè, qualsiasi strumento che prendo alla fine cambia il vestito, cioè cambia il colore di suono leggermente, però l'intonazione è sempre quella. E questo per quanto riguarda un allievo che ha un approccio allo studio lo aiuta tantissimo, ma allo stesso tempo anche un professionista, perché non devi star lì a pensare, oh cavolo, questo adesso devo smutonare questa nota con la sezione dei tromboni, questa nota cala, questa cresce, devo mettere dentro la pompa, tiro fuori, cioè a quel punto non devi fare nulla, cioè suoni perché lo strumento è a posto, a quel punto ti occupi di fare musica. Abbiamo un altro gioiellino sempre di casa Mirafon, che è sempre un Electra, ma quella che vi ho presentato prima, cioè il modello Messing, cioè ovvero ottone, semplicissimo, con laccatura, ottone laccato, ma con una particolarità. Solo 5 cilindri, ma il quinto cilindro che abbassa non di un tono, ma un tono e mezzo. Questo permette di avere, per esempio, il Fa grave non solo a vuoto come normalmente le tube a 5 cilindri, ma qui con tutte e 5 schiacciate avremo un Fa. E che Fa? Cioè, una potenza di suono incredibile. Tra l'altro sono rimasto anch'io stupito da questa combinazione, in quanto la scelta del quinto cilindro garantisce allo strumento di avere una ricchezza di armonici e una fluidità maggiore rispetto alla tuba a 6, ma il quinto cilindro, che è lungo il doppio, permette comunque di avere un registro grave paragonabile alla tuba a 6. Logicamente cambiano un po' le diteggiature. Io sono il primo che dovrei mettermi lì a impararle, perché non ho mai suonato con un quinto cilindro che allunga non più di un tono, ma un tono e mezzo. Comunque provo a farvi una scala per farvi rendere conto della qualità di questo strumento. Artigiano che ha prodotto queste tube. Ok. This next small. Ok. Mas gut. Vielen Dank für alles. Ciao. Eccomi qua. Sono di ritorno. Stavamo vedendo le qualità di questo strumento incredibile.
Ora che suono lo stesso brano di prima, che è il concerto di Strauss, numero uno, per corno. Se vi è piaciuto questo video, clicca i like. Alla prossima!